venuti in Italia per far parte del pellegrinaggio a piedi da Cambrovia e Stagura a Cestafora. Ci troviamo nel centro di San Giovanni Paolo II il Grande, dove durante la Seconda Guerra Mondiale lavorava un giovane cavapietre che si chiamava Canovoitiva. Ci troviamo pure a pochi passi dal luogo dove viveva e dove è morta Santa Faustina. Vicino al suo convento è stata costruita la Basilica della Misericordia Divina, consacrata nel 2002 dal Papa Giovanni Paolo II. Possiamo dire allora che tutto ciò costituisce uno spazio veramente particolare, denso della presenza dei santi e soprattutto ricco delle grazie di misericordia e di perdono ricevute un giorno dal nostro Padre che è nei cieli. Nella liturgia d'oggi celebriamo l'anniversario della consacrazione della papale arcibasilica patriarcale maggiore arcipretale italiana di Santa Maria Maggiore, conosciuta semplicemente con il nome di Basilica di Santa Maria Maggiore o Basilica Iberiana. È una delle quattro basiliche papali di Roma, situata nel rione Monti, collocata sulla sommità del Colle Sibillino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte. Fu fatta erigere dal Papa Sisto III, che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal Concilio di Efesio nel 331. La costruzione avvenne su una chiesa precedente, che una diffusa tradizione vuole sia stata la Madonna stessa ad aspirare, apparendo in sogno al Papa Liberio e al Patrizio Giovanni, e suggerendo che il luogo adatto sarebbe stato indicato miracolosamente. Così, quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata imbiancò l'esquilino dell'agosto, immaginate il neve a Roma, Papa Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova basilica, costituita poi grazie al finanziamento di Giovanni. Di questo antico edificio rimane il ricordo solo in un passo delle Liber Pontificalis, che afferma ogni anno e afferma che Liberio fece di Basilica non suo ius Marcellum Ignaz, cioè che Papa Liberio ha fatto costruire basilica dedicata alla Madonna presso Marcellum Ignaz. Ad ogni modo, il 5 agosto di ogni anno, in ricordo della Madonna della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto miracolo della nevicata. Durante una successiva celebrazione viene fatta scendere dalla cupola della Cappella Paolina una cascata di petali bianchi. La chiesa precedente era dedicata alla fede del Credo, proclamato dal primo concilio di Nicea di 325, come sappiamo. Questa basilica era particolarmente grata al Papa Giovanni Paolo II e molto amata dal Papa Francesco. Per ogni suo viaggio apostolico il Papa comincia e termina proprio in questa basilica. Cari amici cittadini, durante questa Santa Messa preghiamo Dio attraverso la sua Madre per un buono e felice proseguimento del vostro
pellegrinaggio, Bologna, Cracovia, e da domani Cracovia e Istanbul, in Cesare.